Benvenuti sul mio canale, settimana decisiva, settimana del derby ragazzi, attenzione perché è una partita super calda, super decisiva perché per il Cassina servono i tre punti per ripartire, deve arrivare assolutamente la prima vittoria e nonché contro la Solese c'è solo una cosa da fare che è vincere e noi dobbiamo riuscirci. Prima di lasciarvi al video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tutti quanti, una bellissima iscrizione che non vi costa nulla. Supportiamo il Cassina, supportiamo me, supportiamo Mister Come Volo, che deve rifarsi assolutamente dopo l'errore contro l'Inveruna. Mi piacerebbe vincere e magari anche senza subire gol, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Come può andare a finire il primo derby in campionato dopo che è finito 2-2 giovedì scorso in Coppa Lombardia? Ce la giocheremo tutta perché il Cassina non muore mai. Il Cassina è un leone che va a mangiare tutti quanti. Vi lascio al video, che è meglio. Godetevelo tutto. Credo che ci siano tutte le indicazioni e le prerogative per pensare solo esclusivamente a una necessità oggi, che è quella di vincere. È ormai da passata stagione che non proviamo la gioia di farlo. Anche stamattina qualcuno ha fatto i complimenti, che bello, voglio di giocare, a me queste cose qua lasciano il tempo che trovano. Quello che quest'anno stiamo cercando di trasmettermi, probabilmente da quello che dicono fuori, risultati no, purtroppo. Questo cambiamento sta venendo, ma dobbiamo accelerarlo e migliorarlo, soprattutto nella nostra testa. Vogliamo essere una squadra protagonista. Non è che è sempre essere protagonista, bisogna vincere il campionato. Però vogliamo essere protagonisti. Dobbiamo cominciare ad avere una mentalità vincente. Dobbiamo cominciare a essere cattivi. Mentalmente, venerdì, forse per la prima volta, sarà che arrivavamo da solo due giorni di allenamento, eravamo il mercoledì di stasera, insomma è stato un buon venerdì e per la prima volta ho visto dei tiri in porta, ma anche nella partita finale, cose che fino adesso non si erano viste, determinazione, cattiveria, voglia di far gol. Ultimo motivo, l'ho detto, il più banale, il più scontato, una partita di campionato, tre punti, in palio, non di più né di meno, tutto quello che è, ma è comunque un derby. Siamo una squadra, finché abbiamo un campo valido, che può, in modo energico, determinato, giocare a calcio. Quando partiva il ritmo giusto, indipendentemente da chi fosse la squadra in campo, c'era un livello di possesso palla altissimo, un'idea veloce di pensiero, tu scarico via, rientro nella mia metà campo, di nuovo via, palloni passati dentro, filtranti, tra gli due avversari per far arrivare la palla al mio compagno, controllo anche su passaggi forti, potenti e tutto, quindi ci siete, non dimentichiamoci, perché ce lo dimentichiamo, che noi siamo una squadra che quando la palla c'è l'avversario si mette 4-1-4-1, neanche 4-5-1, diciamolo, chiamiamolo così, perché noi abbiamo la centrocampista centrale che sta tra le nostre due linee di difesa e di centrocampo. Va bene, io direi di... se volete dire qualcosa voi... Andiamo a scaldare la gara! Ragazzi! Continuare con il video, volevo ringraziare Mamma FC Maglie che mi ha inviato la maglietta dell'Argentina, campione del mondo, e la maglia della nostra nazionale che manco ci ha partecipato.
Potete personalizzarla come me in questo caso qui, oppure lasciarla semplice come la maglietta dell'Italia. Vi ricordo, con il codice GK avrete il 10% di sconto. Per maggiori informazioni il link è in descrizione e noi andiamo avanti con il video. Grazie FC Maglia. Dallo stadio del Castinanuovo, un buon pomeriggio ad Ematosci Live. È il giorno del derby tra Castina contro Solese. Si sono già incontrate in questa stagione in Coppa Lombardia. Oggi però è il campionato, la terza giornata. Al rinvio De Cesare, profondo, forse c'è stato un fallo. Si prosegue Reyes all'indietro per Sergei, che rilancia col mancino, un po' sbilenco, finisce direttamente in fallo laterale. Ancora Puller prova a vincere un contrasto, ce la fa, allarga poi il pallone per Morici, mette in mezzo con il suo mancino, la fanno rimbalzare i difensori della Cassina, poi Mantovani deve mettere d'accordo tutti e c'è il rilancio di Sergei. Palla che passa ancora per Reccagni, che riesce a servire molto bene l'arrivo di Putaro. Putaro, la conclusione in mezzo, potente, era un tiro cross. E ancora il Cassina che si riorganizza con Restieri, allarga però male. E allora la Solese prova a ripartire, ma c'è il guardiano col numero 5, il capitano Mantovani, ad appoggiare per Sere, che rilancia colpo di testa all'indietro. Allora ne prova ad approfittare il Castinanuovo, attenzione, dentro, forse messo giù, e ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante. Parte addirittura la conclusione, da dimenticare totalmente, sempre 0-0. Ancora il pallone che viene messo al centro, poi Reccagni deve lottare, sempre lui, si propone Franco sulla sua verticale, eccolo servito. Ancora Reccagni dentro l'area di rigore, De Cesare con i pugni sul primo palo, attentissimo. Franco, costo costa, prova ad andare, si appoggia a Putaro. E allora Restieri con l'interno destro riesce a servire Piccirillo, che poi serve il pallone a Putaro, che con il mancino lo scaraventa verso la porta. Franco in verticale per Putaro, che lo difende molto bene il pallone. Alla sua sinistra Reccagni, ma soprattutto Polito, che riceve il pallone. Poi va a giocarsi in uno contro uno. Attenzione, Reccagni pensa alla conclusione. Uno scavetto dentro l'area. Putaro deve uscire De Cesare. La palla che rimane lì, giocabile ancora per il Cassina, ma arriva anche il fischio. Parte il cross di Restieri sul secondo palo. La torre di Mantovani, la palla che rimane lì. Attenzione. Ha provato ad arrivare Bernareggi, però la difesa della Solese allontana, sta soffrendo e non poco la Solese, la fisicità del Cassina in questo inizio di partita. Restieri con Bernareggi, poi in verticale, grande stop di Reccagni, che viene atterrato dentro l'area di rigore, non ci sono direi dubbi, e sarà calcio di rigore per il Castinanuova. Andiamo a rivedere, fallo incredibile da parte di Vella, senza senso. Parte la rincorsa di Restieri, il destro, De Cesare si allunga e dice di no, si rimane sullo 0-0, occasione fallita dalla Castinanuova, che con il suo numero 10 si è presentato sul dischetto. Grande però la risposta di De Cesare, e ora proprio Restieri dalla bandierina. Parte il cross in mezzo, sul primo palo, Piccirillo di testa, buca le mani a De Cesare. Si è addormentata la difesa della Solese, ha potuto colpire completamente solo in mezzo all'area il numero 99. E poi con Mantovani esultano alla CR7. Ed è 1-0 al 20° minuto. Solese che ancora stava un po' festeggiando, direi, il rigore parato dall'estremo difensore De Cesare Mattia. Si riparte quindi con l'1-0 per il Cassina, ha sbloccato il derby e ora la Solese però deve fare qualcosa in più. Ci prova con questo pallone facilmente controllabile dalla difesa del Castinanuova, che prova a riorganizzarsi sempre con Piccirillo, che con l'esterno prova a servire, attenzione Putaro, Putaro è solo, scavetto, 2-0, tutto in due minuti. Gran gol, grandissima palla di Piccirillo che sale in cattedra e con questa trivela serve un pallone invitante a Putaro. Andiamo a rivedere, che palla da parte di Piccirillo, e poi gesto anche importante quello di Putaro,
che mette alle spalle di De Cesare e al 21esimo siamo 2-0 per il Cassina Nuova. Prova a svegliarsi un po' la Solese, ma direi che Restieri, padrone del centrocampo, subisce un fallo durissimo ed è anche cartellino giallo per Caravello. Pallone sventagliato dentro l'area di rigore, urla Mia Sere e se la ritrova lì. Nessuno lo pressa, Solese completamente in blackout mentale, direi. La va a prendere ora con le mani. Poi Restieri prova a toccare il pallone per Putero che serve una buona sponda per Franco. Ancora Recagni col pallone sul secondo palo a cercare l'inserimento di Piccirillo. Prova a svegliarsi la Solese in qualche modo con Gennarelli. Al limite Gennarelli, gran giocata! Sergei c'è! Si è abbassato tanto a Landi. E allora il Cassina facile lo segue e riconquista palla. Prova ad andare sempre Piccirillo! Indemoniato! Solese che sta utilizzando spesso l'out di sinistra, ma facilmente controllabile, veramente, dal Cassina Nuova, che va con Bernareggi. Palla fantastica per Piccirillo con il mancino. Vicinissimo al 3-0 il Cassina Nuova. Restieri, Mantovani, Sergei. Giro palla tranquillo per la squadra di casa. Poi Reyes, totalmente libero. Prova a ricevere ancora a spalle alla porta Putaro. Poi Piccirillo sul secondo palo. È arrivato Recagni che con una girata al volo. Ragazzi, facciamo il 2-0, ma stiamo tirando giù un ritmo, ragazzi. Mettiamo le cose, ragazzi. È come se perdessimo 2-0. Sta partita va vinta, eh. Avete visto? Se giochiamo, raga, andiamo dentro sempre. E poi in fase di un possesso, se teniamo le nostre linee salde come abbiamo fatto, loro tutte le volte buttano su sto pallone. Ragione, sempre presenti, abbiamo regalato un fuori perché Luca ha battuto e ha pensato adesso rifiati. Mi hanno sempre detto che finché ce lo permette un uomo che rimane libero e che batte la rimessa. Però l'uomo che rimane libero rimane fermo. Gioco e vado. Massima attenzione, Sergei ha detto non andavano a vedere la porta. Giustissimo, non è che non vedono la porta, finché le forze ce lo permettono, nel senso che noi metteremo, se sarà necessario, un pullman davanti alla porta solo perché non ce la facciamo più. Non abbiamo fatto niente, se vi eravamo 0-0 eravamo neri, perché abbiamo creato tantissimo. Andiamo in campo ancora per segnare. Adesso c'è il 6 che gioca davanti alla difesa. Noi non vogliamo bruciarci il centrocampista, farlo uscire. Adesso, intanto noi da 2-0, che si passino la palla tra di loro due centrali. Se c'è questo 6, non lo facciamo arrivare al 6. Così poi loro avanzando sono poi a un certo punto obbligati a fare la giocata e noi ci comportiamo di conseguenza. Noi dobbiamo giocare noi, dobbiamo essere loro a preoccuparsi di noi, dai! Oh, adesso loro entreranno a Bonina, sicuro, perché non devono giocare. Oh, non sbagliamo ancora, eh! Oh, è importante non subire i gol, eh! Loro a Bonina, noi tre, De Cesare, profondo, a cercare Alandi, sovrastato da Reyes, poi Piccirillo fa sbattere il pallone su un avversario, allora la difesa della Solese prova a riconquistare, ma subisce fallo, attenzione, anche un cartellino giallo per Nova. Pallone messo in mezzo da Pecorini sul secondo palo, giocabile, attenzione, per la conclusione da parte di Vella, Sergei se la ritrova lì. Gioco corto tra Sergei e Mantovani. Rilancio lunghissimo. Sempre su quella fascia dove Piccirillo è veramente una spina nel fianco della Solese. Nova. 1-2. Poi va proprio il terzino con il mancino che diventa un tiro cross. Controlla De Cesare. Rimessa laterale, poi Alandi che lotta. Il numero 9, arriva Nova che lo colpisce. Arriva anche l'arbitro, ma soprattutto arrivano anche i giocatori della Solese a protestare perché Nova è già stato ammonito. Intervento poi in ritardo sulla caviglia dell'avversario. Non sembra però intenzionato l'arbitro a tirar fuori il cartellino rosso. Si crea una protesta abbastanza veemente da parte dei giocatori della Solese. Nova ha chiesto immediatamente scusa perché effettivamente
È stato abbastanza duro. Andiamo a vedere, si provano a spiegare i giocatori del Cassino e della Solese. È comunque un derby. Gli animi si stanno accendendo piano piano. Capitano Vella. Poi ancora il pallone dentro per Franco, che prova a girarsi, lo fa benissimo. Prova adesso il Cassina a gestire un po' il pallone, in vantaggio 2-0. Non deve rischiare nulla. Cross in mezzo sul secondo palo, dove Piccirillo però aveva tagliato sul primo. Lo va a recuperare con grande voglia il numero 99. Poi però commette fallo. Altro pallone in verticale sulle fasce. Oggi il Cassina sta dando veramente fastidio alla Solese. Cross in mezzo sul secondo palo, atterrato dentro l'area di rigore. Putaro allora prova ad arrivare dalla parte opposta. Sempre il Cassina che prova a mettere in mezzo questo pallone con Ascari, che è più un tiro facile per De Cesare. Sempre Ascari, sempre Piccirillo che è scattato, viene servito, ma capisce tutta la difesa della Solese, però si complica la vita. Ancora Piccirillo, il numero 99, carica il destro Piccirillo, una telefonata per De Cesare. Ancora Sere, osserva il posizionamento dei suoi e poi con una sventagliata precisa serve Bernareggi. Classica giocata del numero 1 del Cassino, un regista aggiunto. Però siamo già dalla parte opposta con Franco, ancora sulla sua verticale per la conclusione tentata da parte di Putaro. È dovuto uscire De Cesare e la Solese poi riesce a rilanciare in qualche modo. Cercato, trovato, pescato Piccirillo, numero 99. Da lì può inventare un pallone per Putaro. Poi però c'è fuori gioco, l'aveva messa dentro di nuovo il bomber numero 54. Piccirillo, nettamente il migliore in campo. Grande giocata ancora per l'ala sinistra del Cassina Nuova, che sta facendo impazzire totalmente Morici. Lo lascia addirittura a terra, cross in mezzo sul secondo palo, arriva Restieri, conta i passi, poi una conclusione strozzata, ancora la Solese che rinvia. Ma Piccirillo, ragazzi, MVP assoluto del match. Prova a distendersi ancora il Cassina Nuova ed andare e a correre dalla parte opposta. Poi contrasto durissimo qua, addirittura Vella va anche a dirne due. Deve intervenire Nova, deve arrivare Ascari. Si prende anche il giallo il capitano della Solese. Rimessa laterale sulla sua verticale, poi è in vantaggio totalmente Pecorini, attaccato da Zufolo, poi in qualche modo e in un modo non bellissimo De Cesare rinvia. E allora ancora Cassina al limite dell'area con Recagni, pensa alla conclusione, poi arriva Restieri, altissimo il suo sinistro. Parte Alandi con il mancino da dimenticare, non solo la punizione ma la prestazione di oggi da parte della Solese. Arrivano anche i tre fischi dell'arbitro, finisce 2-0 per il Cassina Nuova, il derby. Grande prova dei Granate che si prendono i primi tre punti del campionato. Solese invece rimane fermo a 1 in classifica. Prova, direi, incoraggiante per gli uomini di Piccirillo. Un saluto e ringraziamento da parte dei Matoscio. Ragazzuoli, il video finisce qui. Derby vinto! Finalmente arrivano i primi tre punti. Che bello perché arrivano contro la Solese. Fantastico, non c'è niente di più bello. Comunque, mi state vedendo in macchina. Per quale motivo? Perché sto andando a registrare con un portiere che l'anno scorso giocava in Serie A, che quest'anno è retrocesso, e domani un portiere che gioca tutt'oggi in Serie A ed è titolarissimo. Questo è un piccolo spoiler per il prossimo video che uscirà nelle prossime settimane. Comunque, parlando della partita, credo che abbiamo dominato 90 minuti, 90 minuti magari no, ma il primo tempo tutto quanto. E il secondo tempo ci siamo un po' abbassati, abbiamo subito qualcosa ma niente di così grave. Poi ragazzi, sono passate solo 3 giornate, il campionato è ancora lunghissimo, ci aspettano tantissime partite, ci aspetteranno vittorie, sconfitte e pareggi. Nulla è ancora deciso, ma io ve l'ho detto dall'inizio dell'anno che il nostro obiettivo, e parlo sempre per me anche se dico nostro riguardante la squadra, playoff. Quest'anno voglio fare i playoff. Prossimo video sarà contro l'OSL Garbagnate. Qua, derby no, quasi un altro derby, perché comunque
confiniamo tra i due comuni. Iscriviti al canale e fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi di questo Cassina dopo il derby con la Solese. Tutte le vostre considerazioni commentate qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre, come volo, è qui. Iscriviti al canale e bella a tutti. Bella Rago, sono Steven Basalari e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.